Buenas noches, la verdad que estoy muy contento primero por la victoria del equipo, que eso para mí es lo más importante, después obviamente por los goles. Se hizo esperar demasiado, pero creo que vale la pena y las cosas siempre pasan por algo, así lo pienso yo, así que nada, estoy muy contento por eso y bueno, falta uno para la tripleta, pero estoy seguro de que llegará. Chiaramente Lucas è molto felice innanzitutto per la vittoria della squadra e poi ovviamente vive con gioia anche la rete con la Fiorentina, è arrivato vicino al terzo gol, però insomma è molto felice per la doppietta. Ma ci racconti un po' il secondo gol, il 2-0, il secondo tuo, perché è qualcosa di... cioè, solo campioni veri fanno gol del genere, stupendo. Sì, bueno... Vi que el chino le iba a tirar larga, entonces bueno, traté de correr atrás del defensor y bueno, cuando veo que viene la pelota que iba pasando, puse el pie, salió justo para ese lado, así que nada, por suerte fue gol, que es lo más importante. Sì, avete capito, el chino Martinez Quarta ha verticalizzato lungo per Beltrán, che ha visto questo, si è infilato diciamo nello spazio, nella profondità e con un tocco è riuscito a superare il portiere, poi il pallone è entrato. Veramente complimenti Lucas, una Fiorentina che grazie alle tue reti e quella dei compagni stasera ha vinto in maniera molto rotonda, un risultato importantissimo, un 6-0, praticamente forse il risultato più ampio per la Fiorentina in Europa dopo un 6-1 contro l'Elfsborg, quindi bel risultato, una bella vittoria. Sí, una victoria muy importante para la clasificación, creo yo, porque los goles son muy importantes en el grupo. Entonces, nada, estamos muy contentos por la victoria. Creemos que teníamos que hacer un gran partido, sobre todo después de la derrota contra Empoli. Así que, nada, estábamos convencidos de que nosotros no éramos eso que habíamos mostrado el día contra Empoli. Así que, nada, hoy tocaba dar la cara y, bueno, ganar el partido. Lucas chiaramente si è detto felice per il risultato, per la vittoria che è arrivata dopo, ahimè, lo stop contro l'Empoli e poi una vittoria che soprattutto smuove il girone F di Conference, quindi tre punti fondamentali per salire la classifica, anche perché il Genk ha pareggiato 0-0 contro il Ferencváros, quindi insomma un risultato importante per la Fiorentina. Adesso ci si gode il risultato ampio 6-0, però pochi giorni e ci sarà la sfida contro la Lazio en trasferta. Sí, bueno, rápidamente hay que cambiar la mentalidad, enfocarse en la Lazio, así que nada, será un partido muy lindo donde seguramente tendremos que recuperar los puntos que hemos perdido contra Empoli, así que nada, lo trataremos de hacer de la mejor manera como siempre lo hacemos y nada, ahora cambiar el chip y enfocarnos en Lazio. Praticamente avete sentito, Lucas sta già con la testa al prossimo impegno, la squadra già da domani sarà concentrata sulla Lazio, si metterà da parte chiaramente la sfida di Conference e con grande concentrazione ci sarà il focus e appunto la preparazione per il match appunto in trasferta, anche per rifarsi della gara contro l'Empoli. Grazie Lucas e complimenti naturalmente per i tuoi gol e per tutta la prestazione che avete fatto di squadra. Bueno, grazie mille.